ancora delle armi di sconfiggere sul piano culturale i fanatismi e i terrorismi per aprire la strada del rispetto dell'altro in una società dove ognuno si sente partecipe di un percorso di vita comune. Voglio esprimere ai nostri militari il nostro grande grazie. Grazie per il vostro impegno, siamo orgogliosi di voi. E lo siamo. Io voglio ricordare anche dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Tralascio l'elenco dei teatri di crisi dove i nostri militari sono impegnati, dal Mediterraneo al Corno d'Africa, passando per Cipro, ma mi preme ricordare che per ben operare hanno bisogno che venga approvata al più presto la legge sulle missioni internazionali, attualmente all'esame del Senato. Abbiamo piena fiducia in loro e dobbiamo dargli gli strumenti giuridici adeguati al loro impegno. Grazie, Presidente. La ringrazio. Onorevole Fava, prego. La ringrazio, Presidente, ma credo che il miglior auspicio per una buona discussione di questa Camera sul decreto missione sia arrivato questa mattina all'Aula che vedeva la riunione delle commissioni esteri del Senato e della Camera dall'ambasciatrice francese, che ci ha ricordato con parole di straordinaria sobrietà ed efficacia che i fatti di 2 giorni fa pongono sotto attacco, ancor prima che la democrazia, ancor prima che i nostri diritti, i nostri valori, la dignità umana, la dignità dell'uomo. Il suo editoriale di oggi, Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, ricordava, notava come sotto attacco è andato il rito della vita quotidiana, che è un esercizio minore, forse inconsapevole, ma estremamente fondamentale della nostra libertà. Ecco, ci attaccano perché siamo liberi. E questo non ci esime dal dover ragionare su quale risposta costruire. Non serve l'isteria. E non servono nemmeno i buoni sentimenti, i buoni propositi. Servono alcune cose concrete, efficaci, pragmatiche, di buon senso e di buona memoria. Serve unità, unità di tutte le nazioni che sono chiamate a fare fronte a questo attacco, a questa minaccia. L'unità e la coerenza. È importante che ci sia la Russia, che non può essere additata al disprezzo dei popoli quando decide di bombardare le truppe di al-Nusra per poi scoprire che oggi i bombardamenti vengono considerati l'unico rimedio possibile, secondo alcuni. Occorre l'unità includendo anche la Turchia per la sua funzione strategica, per la sua condizione di prossimità geografica, purché si chieda coerenza alla Turchia. Se chiederemo alla Turchia di darci una mano continuando a bombardare i curdi, a regolare, diciamo, tra le righe di questo conflitto, di questa guerra, i suoi conflitti politici, geopolitici, naturalmente non sarà il tipo di unità che serve a dare una risposta adeguata. Serve una strategia complessiva, una risposta che non sia solo militare. Ora, qui non si tratta di intervenire, di valutare e giudicare i bombardamenti sulla base di un pregiudizio etico, si tratta anche di chiederci se davvero fossimo stati e fossimo convinti che bombardare massicciamente Raqqa sia la soluzione per questo conflitto, perché si sia fatto questa notte e non 3, 4, 5, una settimana fa. Ci rendiamo conto che c'è anche il diritto di una nazione ferita a, come dire, ad attingere alla propria emotività, al proprio dovere di reagire, ma sappiamo al tempo stesso, lo sanno i francesi, lo sappiamo tutti, che non saranno i bombardamenti, per quanto con questo incremento esponenziale, a risolvere il problema. Occorre prevenzione, occorre sapere prima, soprattutto perché siamo di fronte a un terrorismo che è liquido, che assume la forma dell'acqua, è difficile localizzare in un luogo, in un simbolo, una bandiera, in un contesto, persino in una dimensione sociale. Il terrorismo dell'ISIS assume la forma dell'acqua e quindi richiede una grande capacità strategica nel prevenire, nel saper prima, e quindi l'intelligence, e quindi una cooperazione che per adesso non esiste tra le centrali di intelligence in Europa, vuol dire più mezzi, siamo noi di sinistra italiana i primi a chiederlo, che ci siano più mezzi anche dal punto di vista materiale alle agenzie di sicurezza, più coordinamento con le altre agenzie. Abbiamo chiesto oggi in Commissione Esteri che venga audito il sottosegretario Minniti, non al Copasir.
qui alla Camera, alla Commissione Esteri della Camera, perché ci dica, alla luce della sua responsabilità e delle sue cognizioni, qual è il grado di salute, la capacità di efficacia, di risposta preventiva della nostra intelligence e quali sono i rimedi e quali sono le richieste, le esigenze che ci arrivano dalle nostre agenzie. Occorre uno sforzo di verità, uno sforzo di sincerità con noi stessi. Non possiamo immaginare di combattere il terrorismo islamico continuando a vendere armi ai paesi che a loro volta le girano a queste centrali di fondamentalismo eversivo. Non possiamo continuare a vendere armi ai paesi confinanti, ai paesi contigui, ai paesi amici, opacamente amici dell'ISIS, come è avvenuto in questi anni. L'Italia ha venduto armi negli ultimi 2 anni fatturando 1,5 miliardi di euro, sono finite in Arabia Saudita, in Turchia, negli Emirati. Molte di queste armi lo sappiamo e ce lo racconta non un editoriale del Manifesto, ma un editoriale di Famiglia Cristiana, che oggi ci dice, attenzione, tutti i paesi che sono membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno venduto impunemente armi, buona parte delle quali attraverso il transito opportuno di paesi terzi sono finiti nelle mani di chi oggi ci combatte e che siamo chiamati a combattere. Allora, forse, colleghi della Camera, occorre uno sforzo di coerenza e di verità, oltre che di razionalità, nel capire quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare questa minaccia. Occorre infine capire che servono pensieri non convenzionali. Diceva bene oggi il sottosegretario Giro, evocando Hannah Arendt, il Daesh è totalitarismo e nichilismo e ogni forma di pensiero totalitario non vuole vincere, non vuole semplicemente vincere, vuole sovvertire la natura umana. Per cui occorre una risposta alla quale certamente non siamo attrezzati. E qui arriviamo al nostro decreto, signor Presidente, per questo rifinanziamento, che noi non voteremo anche in questo caso, vorrei che fosse chiaro, non per pregiudizio. Ci sono missioni sulle quali noi siamo assolutamente d'accordo, conveniamo la necessità, l'utilità e anche l'efficacia della nostra presenza in Libano in questi anni, ma pensiamo che ci siano 3 vulnus all'interno di questo decreto. Il primo è un problema di merito che però trascina fatalmente, come spesso accade trattando argomenti sensibili, una questione di merito e non soltanto di metodo. Siamo di fronte alla decretazione d'urgenza e questo Parlamento ancora una volta è utilizzato come la cassetta della posta in cui il governo, a cui il governo affida le proprie esigenze, le proprie richieste, chiamandolo a ratificare. Manca il requisito della straordinarietà, che è previsto dall'articolo 77 della nostra Carta Costituzionale. Lo sappiamo perfettamente, manca l'urgenza, un atto periodico che viene programmato nella sua prevedibilità, rifinanziare ogni 6 mesi le missioni, tutto può essere fuorché urgente, c'è un livello di prevedibilità geometrico, assoluto. Avevamo chiesto, abbiamo chiesto più volte, più gruppi in questo Parlamento che si proceda a uno spacchettamento, cioè la possibilità di andare a esprimere una valutazione di merito, missione per missione. Noi siamo convinti che sia utile un impegno dell'Italia in Libano, non siamo convinti che sia utile una proroga della nostra missione in Afghanistan. Abbiamo il diritto, possiamo assumerci la responsabilità di un voto che preveda una valutazione diversa per ciascun impegno che viene ratificato da questo Parlamento. Sappiamo che la legge quadro che è stata approvata alla Camera, questo chiede al Governo presentare proposte che andranno valutate e discusse singolarmente, ma sappiamo anche che questa proposta di legge è ferma al Senato senza che arrivino sollecitazioni particolarmente robuste perché si rimetta in moto. Occorre una legge e una discussione ad hoc sulla cooperazione, sui finanziamenti alle attività di cooperazione, di sostegno agli interventi nella società civile e una forzatura sbrigativa, semplicistica, mescolare in un decreto missioni ciò che riguarda lo sforzo di polizia internazionale, il contributo con risorse di ambito militare a queste missioni e lo sforzo anche economico, anche finanziario che prevede un investimento in cause, attività, strumenti civili. Va rivista la filosofia complessiva di queste missioni. Ci piacerebbe un dibattito in cui le valutazioni, un giudizio, anche una
capacità autocritica sulle scelte sbrigative e velleitarie che noi altri abbiamo consumato in questi anni potessero essere riviste, rilette, senza aspettare l'editoriale di Famiglia Cristiana, senza aspettare il mea culpa di vecchi ex presidenti, ex capi di governo, ma assumendolo intanto noi come classe politica, dirigente italiana, il compito di capire quante volte, dove e come abbiamo sbagliato. Noi abbiamo avuto come obiettivo quello di costruire condizioni di sicurezza, stabilità, democrazia, tutela dei diritti umani e dobbiamo chiederci perché questo non sia avvenuto in Iraq, in Libia, in Afghanistan, in Siria, in molti dei paesi in cui siamo intervenuti. Il terzo punto, il terzo elemento di disaccordo con questo decreto, tra quelli fondativi del nostro disaccordo, riguarda l'Afghanistan. In Afghanistan, signor Presidente, e mi avvio a concludere, avremo modo di continuare a approfondire questi punti intervenendo sugli emendamenti che abbiamo presentato. Avevamo tre obiettivi: proteggere le popolazioni locali, consolidare le istituzioni democratiche e fermare i talebani. Mi sembra che anche in questo caso l'onestà di un censimento ci possa portare a considerare falliti tutti e tre gli obiettivi. La missione dell'ONU a Kabul ci dice che abbiamo registrato un incremento quasi esponenziale nel numero dei morti civili, dei feriti, l'allargamento degli ettari di territorio afghano messi a disposizione delle produzioni doppie del traffico internazionale di stupefacenti, che continua ad essere un buon 50% della bilancia del fatturato annuo dell'Afghanistan. Abbiamo immaginato di poter costruire un consolidamento democratico accompagnando queste nuove elezioni in Afghanistan e sappiamo che questo governo viene considerato al giudizio di terzi, non quindi di questo Parlamento, tra i più corrotti e tra i più inefficienti che esistano e soprattutto non siamo riusciti a realizzare nessuna forma di pacificazione, i talebani controllano 7 province, c'è una saldatura in corso col Daesh, ci sono condizioni preoccupanti che ci costringono dopo 14 anni a un bilancio. Signor Presidente, 14 anni è più del tempo che ha impiegato il conflitto in Vietnam a esaurirsi. Sono andati via i francesi, sono andati via gli inglesi, sono andati via gli spagnoli, noi restiamo. Abbiamo speso 5 miliardi di euro. Noi facciamo una questione di micragnosa contabilità, però ci piace mettere insieme 5 miliardi di euro da una parte e gli 800 milioni destinati alla cooperazione dall'altra. Come molti suggeriscono, forse invertire questo rapporto di forze aritmetico, forse investire un po' più nella cooperazione avrebbe creato anche i presupposti come di consolidamento civile, sociale, culturale, che poi diventino anche degli atu, la capacità di resistere a nuovi insediamenti della cultura talebana e di questa ritrovata auspicata alleanza col terrorismo del Daesh. Abbiamo aumentato i costi su queste altre missioni, portando in questo decreto da 97 a 118 milioni di euro ogni mese. Abbiamo deciso di restare per tutto il 2016, lo abbiamo deciso il 15 ottobre, questo è l'ultimo punto che ci preme sottolineare, signor Presidente, lo abbiamo deciso di fronte alle tragedie che sta conoscendo questo pianeta, di fronte al saldo di vite umane che ha rappresentato per questa nazione l'Afghanistan, di fronte alla durezza, alla brutalità di questo argomento che parla di guerra e non di pace, che parla di conflitti, che parla di dolore, un dolore nostro e di tanti altri. Di fronte a tutto questo decidiamo di restare sull'onda di una battuta che il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha regalato al Paese. Avete sentito tutti cosa ha detto il Presidente Obama? Ecco, questo è stato l'inizio e la fine del dibattito sull'opportunità o meno di prorogare la nostra missione in Afghanistan. È lo stesso Presidente del Consiglio che ricordava che non avrebbe mai ricevuto ordini da Bruxelles, forse da Washington sì, e anche in questo caso, signor Presidente, non lo diciamo in punta di pregiudizio, perché noi riteniamo che sia dovuto, opportuno, necessario discutere con l'amministrazione americana sulle soluzioni da assumere, trovare il massimo grado di condivisione, però con un rispetto diverso delle istituzioni parlamentari. Obama annuncia la scelta di restare in Afghanistan il 15 ottobre, Renzi annuncia la scelta di restare all'Italia il 17 ottobre, perché così ha appreso dalle agenzie per ciò che è stato deciso a Washington, ma una settimana prima, quando il sottosegretario alla difesa americano Carter è venuto a discutere con la signora Ministro e con altri nostri rappresentanti istituzionali,
Immagino che si sia discusso anche una settimana prima dell'eventualità di prorogare questa missione, sulla quale il dibattito politico istituzionale nel Congresso americano era in corso da settimane. Ed è questo il punto umiliante, signor Presidente. La Commissione Affari Esteri del Congresso era stata chiamata a discutere sulla possibilità che si prorogasse questa missione. Obama si è ben guardato dal dire si resta, come una decisione da comunicare, come un atto notarile da chiedere, di cui chiedere soltanto la controfirma al proprio Congresso. Ha preteso, prima di comunicare questa decisione, che le istituzioni parlamentari del suo Paese, che il Congresso, che coloro che nel Congresso di questo si occupano, fossero informati e avessero anche la responsabilità di discutere e di assumere una decisione coerente. Noi no. E questo, signor Presidente, signori del Governo, a nome di questo Parlamento lo considero un fatto umiliante. Questa totale mancanza di fiducia per cui si ritiene che portare qui un elemento di discussione ancor prima di avere deciso quale debba essere l'esito di questa discussione debba essere considerata un rischio che questo governo e questa maggioranza non possono correre. Ecco, questa è una ragione in più, non contenuta negli atti e nei fatti di questo decreto, ma nello spirito in cui questo decreto ancora una volta è stato portato all'esame di questo Parlamento, una ragione in più del nostro voto negativo. Grazie. La ringrazio, onorevole Fava. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lacquaniti, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, signora Ministra, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi. Stiamo svolgendo questa discussione generale sulle missioni internazionali con il fragore delle armi a Parigi ancora nelle orecchie, le esplosioni, le urla, lo hanno detto anche quanti mi hanno preceduto. Davanti agli occhi scorrono quelle immagini drammatiche che ci dovrebbero ricordare, che ci ricordano, che quando facciamo politica, prima di occuparci di idee, ci occupiamo di persone. Di più, che la realtà è fatta di persone, che non viviamo nel mondo delle idee. La proroga delle missioni internazionali che ci viene chiesta oggi cade all'indomani di quei fatti drammatici. E proprio quei fatti ci impongono un di più di razionalità, un'analisi improntata a concretezza, direi quasi a logica.